Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Michele Giusta, il 22enne di Mondovì, morto sulla discesa del Tuma Carrù, e lutto in tutto il Morregalese. Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Alba, sarebbero i responsabili delle rapine a mano armata compiute a febbraio ai danni della farmacia di Magliano Alfieri e della tabaccheria di Canove di Govone. Piani di contenimento insufficienti è il parere della CIA in materia di ungulati, in particolare di caprioli, che continuano a causare danni agli agricoltori. Venerdì pomeriggio l'Agnascone Saluzzese si inaugura la 16ª edizione di Frutti in Fiore, kermesse dedicata all'orto frutticoltura in uno dei paesi centrali per la produzione. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegrand, un nuovo appuntamento del notiziario a cura della nostra redazione, notiziario che apriamo tornando sul incidente mortale avvenuto ieri a Carrù sulla discesa del Tuma, strada tristemente nota in Granda per l'elevato numero di vittime registrato nel corso degli anni. Venerdì sul corpo di Michele Giusta, il ragazzo di 22 anni che ha perso la vita nello scontro con un furgone, sarà condotta l'autopsia. La morte di Michele Giusta, 22enne vittima dell'incidente avvenuto martedì 3 aprile sulla discesa del Tuma, che da Carrù porta a Clavesana, ha suscitato profonda commozione sia a Mondovì, dove il giovane viveva con la famiglia, che a Monchiero, dove da alcuni anni lavorava come panettiere. Michele Giusta era alla guida di un Alfa 147 che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un furgone per il trasporto della carne. Anche il conducente del secondo mezzo è rimasto ferito, ma non in modo grave, ed è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Santa Croce di Cuneo a causa di lesioni alle gambe. Il giovane invece è morto sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri, che stanno valutando anche le condizioni della strada. I vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza hanno infatti riscontrato la presenza di materiale oleoso sull'asfalto. Ora si cerca di capire se forse era stato disperso da un altro furgone o da un mezzo da lavoro passato sulla provinciale poco prima dell'incidente, oppure se si trattasse solo del liquido perso dai due mezzi coinvolti nello scontro. Sul corpo del ragazzo, composto all'obitorio del cimitero di Mondovì, è stata disposta l'autopsia, in seguito alla quale verranno disposti i funerali. Sulla morte del giovane, impiegato in una panetteria di Monchiero da alcuni anni, anche il cordoglio del sindaco di Mondovì, Paolo Adriano. Una scomparsa che colpisce e tocca profondamente l'intera comunità, perché una vita così giovane che si spegne toglie un po' di fiducia nel futuro a tutti noi. Il mio pensiero come genitore e come sindaco va alla famiglia di questo giovane, alle quale desidero esprimere a nome dell'intera amministrazione le più sentite condoglianze e i sentimenti di una commossa vicinanza. Sempre per la cronaca che ci porta nell'Albese, domani mattina, giovedì 5 aprile, i carabinieri di Alba illustreranno i dettagli di un'operazione conclusa nelle scorse ore, operazione che ha portato all'arresto di due persone ritenute responsabili delle rapine a mano armata compiute a febbraio ai danni della farmacia di Magliano Alfieri e della tabaccheria di Canove di Govone. A febbraio i militari avevano arrestato uno dei presunti rapinatori che aveva ammesso il colpo in tabaccheria, ma non le precedenti. Sempre uguale invece il modus operandi: volto mascherato, finto accento dell'est, pistola e coltello alla mano. Ovviamente nelle prossime edizioni del telegiornale vi daremo i dettagli. Ora a Mondovì, dove sono partiti questa settimana gli annunciati lavori di restyling della stazione ferroviaria. Il progetto però poteva essere più funzionale, almeno secondo Piero Canobbio del sodalizio Spiriti Liberi e dell'Unione per le Ferrovie del Piemonte. Siamo praticamente di fronte alla stazione ferroviaria di Mondovì, dove sta per partire, anzi dovrebbe già essere partito proprio in queste ore, un restyling importante sotto i nostri piedi, in particolare un restyling del sottopassaggio. Ma in virtù, in vista di un rinnovamento di quello che è il trasporto ferroviario, forse questo progetto poteva essere fatto diversamente? Beh, il progetto Metro Granda, a cui io stavo pensando chiaramente, no, mentre lei esprimeva queste cose, avrebbe bisogno di questo sito in modo pieno. Mondovì sarebbe uno snodo del progetto Metro Granda. Ricordo che Metro Granda è stato finanziato, come progetto è stato finanziato anche dal comune di Mondovì, e qui chiaramente, no, la linea che farebbe da anello intorno alla provincia
provincia di Cuneo riceverebbe i treni della linea di Fossano e della linea di Savona, quindi sarebbe importantissimo. Però per far questo ci vorrebbe una spinta fortissima da parte delle amministrazioni. Come il calcio sui maccheroni è caduto il fatto che la rete ferroviaria italiana voglia ristrutturare la vecchia galleria che collega la stazione di Mondovì Altipiano con la stazione di Mondovì Ibreo, che praticamente serve il centro storico, è vicina alla funicolare e quindi servirebbe anche il quartiere storico di Piazza. Però dell'uso di questa galleria pare che non si tenga conto, ecco, nel futuro di riusare la galleria come per lo scopo per la quale è nata, cioè lo scopo ferroviario. Pare addirittura che lì si voglia far passare la deviazione di un rivo, no? Che crea dei problemi attualmente perché ingrossa con le piogge e quindi uno scolmatore utilizzerebbe il sito della galleria. Questa è una delle ipotesi che si stanno facendo, appunto per deviare praticamente le acque. Ora non si capisce, anche perché Mondovì ha finanziato Metrogranda, quindi dovrebbe in qualche modo discutere anche di questo e dare un po' una linea di discontinuità col passato, no? È vero che nell'85 il comune di Mondovì, o perlomeno insomma in questa città, si è discusso se utilizzare o meno la linea di Bastia e poi la discussione si è conclusa con la dismissione della linea. Ma tante cose sono cambiate, tantissime, e quindi a mio avviso bisognerebbe recuperare quella linea anche in funzione del progetto Metro Grande, ma anche per avvicinare questa città alle Langhe, no? Per unire queste due economie simili ma non uguali. Io credo che alla Langhe farebbe bene la congiunzione con Mondovì e a Mondovì farebbe bene raggiungere la Langhe sia sul piano economico che sul piano turistico. Però questa cosa non si sente, non si respira. Ad esempio, a mio avviso, io sono uno che così, un appassionato che cerca di dare una mano al dibattito, il sottopassaggio doveva essere allungato oltre la ferrovia di Bastia in modo tale da evitare il passaggio raso dei binari, perché quel passaggio chiaramente dovrebbe essere chiuso per consentire nuovamente al treno di scendere nella vecchia galleria, e in più bisognava insistere moltissimo per il riuso della galleria a scopo ferroviario in modo tale da portare i monregalesi anche nella Langhe. Torniamo ora ad occuparci dell'avvertenza della Troni, una questione che con la chiusura dei punti vendita di Madonna dell'Olmo, Alba e Bra coinvolge circa 20 lavoratori della nostra provincia Granda. Domani al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma è in programma un vertice proprio sulla catena di negozi di elettronica. Al centro dell'incontro, come spiegano i sindacati, la ricerca di possibili operatori interessati a rilevare rami dell'azienda e l'eventuale salvaguardia dei posti di lavoro. Secondo il curatore fallimentare, per il momento sarebbe esclusa l'ipotesi di riaprire alcuni dei negozi con esercizio provvisorio, come chiesto dai sindacati peraltro, a causa della scarsa quantità di articoli presenti nei punti vendita. Sebbene la situazione fosse incerta da tempo, i problemi per i lavoratori, lo ricordiamo, sono iniziati a fine marzo, quando la DPS, società proprietaria di oltre 43 punti vendita in Segnatroni, è stata dichiarata fallita in tutta Italia. E ora parliamo dei danni causati dagli ungulati caprioli, in particolare per i quali sono previsti programmi di abbattimento in collaborazione con i cacciatori, piani purtroppo insufficienti a contenere il problema sempre più importante, specie per gli agricoltori, almeno questo è il parere della CIA. Il caso degli agricoltori astigiani che hanno chiesto all'ATC, l'ambito territoriale di caccia, 223.000 euro per il rimborso dei danni, riaccende in tutto il Piemonte l'allerta causato dalla sempre più forte presenza dei caprioli, un problema particolarmente sentito anche in provincia di Cuneo. I danni sono dappertutto, su vite, su nocciolo, su piccoli frutti e anche sulle foraggere, perché comunque sia il capriolo resta sempre vicino nelle radure, vicino ai boschi, e vicino ai boschi talvolta ci sono magari i prati, le erbe mediche o cosa che vengono brucate normalmente da questi animali. Sul vite solo già quando c'è il germogliamento della stessa vite. Stessa cosa sulle nocciole, perché brucano i germogli e si sfregano le corna in primavera quando cambiano le corna. E poi invece sui piccoli frutti, già proprio al nascere, quando germogliano nei piccoli frutti tutto un po', danno dei danni immensi, perché praticamente essendo tutte culture poliennali,
viene proprio smembrato, diciamo, il filamento della pianta. C'è un'assicurazione per gli agricoltori? No, non è possibile fare alcuna assicurazione da parte degli agricoltori, perché nessuna assicurazione dà la possibilità di dare copertura a questa tipologia di danno. Qual è secondo voi la soluzione? La soluzione prima di tutto è brutale dal punto di vista di un'associazione agricola, non è una bella soluzione, però ci andrebbe un piano veritiero di abbattimento, no? Cioè, ovvero vengono fatti monitoraggi, tanto più in questa stagione, di quanti capi ci sono, però talvolta secondo noi sono molto sottostimati, perché proprio nella zona pedemontana e nelle Langhe vediamo che ci sono un numero sconsiderato di animali che facilmente hanno trovato il loro habitat naturale, ma che non era il loro habitat naturale, che non è un animale autoctono. Per abbatterli c'è un piano regionale che si basa sui censimenti. Non tutti i cacciatori poi possono fare questo tipo di caccia, ma solo coloro che hanno seguito un corso per tale settore. Spesso si affronta la questione sull'emergenza senza però affidarsi alla ricerca scientifica. Adesso sono tre anni che siamo senza la legge regionale. Sappiamo, abbiamo fatto delle osservazioni all'assessore e sappiamo che è in dirittura d'arrivo, perché comunque sia in questo momento il comparto lavora con la legge nazionale, che talvolta uno è obsoleta, due talvolta non verifica, cioè non è vicino alle esigenze del territorio. A lamentarsi dei danni degli ungulati anche chi coltiva per sé, ma troppo spesso vede deturpare le proprie fatiche dal passaggio di veri e propri branchi, sempre più numerosi anche vicino alle abitazioni. Abbiamo raccolto una testimonianza a Peveragno. Il problema dei caprioli si fa più complesso quando a subire i danni è chi coltiva in proprio per sé e per la famiglia, e che spesso si vede deturpare piccole coltivazioni preziose, dalle fragole ai peperoncini piccanti. Loro girano attorno a casa, si vengono a alimentare comunque con quello che gli lascio, perché poi mi spiace che non mangino proprio niente in inverno, e loro poi in primavera arrivano. E se uno ha piantato dell'insalata, ha piantato qualunque cosa possa piacerli, compresi i peperoncini, fragole e tutto un po', loro ne vanno ghiotti e se li mangiano e lasciano praticamente rasato, proprio rasano le parti che a loro piacciono. E questi sono molto abili a scavalcare comunque reti di un metro e dieci, se le scavalcano tranquillamente, per cui io ho dovuto toglierla, adesso la ripristinerò più alta, andrò sui 2 metri, perché comunque loro scavalcano, entrano e si cibano di tutto quel che trovano. Ecco, diceva che fra l'altro se si va la sera in una strada abbastanza frequentata che da qua porta a Chiusapesio è facile incontrarne. Allora, ne incontriamo parecchi, intanto pericolosi per l'automobilista, e anche andando piano, facendo attenzione, perché sai che comunque questi ci sono. Calcolando che da questa mia casa, che è praticamente in campagna, e arrivare a Chiusapesio, la settimana scorsa ne abbiamo contati io e mio figlio una settantina al bordo strada, famigliole di 5-6, anche 2, gruppi di 10. Comunque arrivare al cimitero di Chiusapesio erano una settantina, veramente direi esagerato, però. Cosa chiedete? Un controllo della fauna, dicono che lo stiano facendo, una selezione, un abbattimento ogni tanto, però io non so quale abbattimento lo stiano facendo, perché comunque noi non ce ne accorgiamo, qui attorno sono sempre più numerosi, han fame, e durante la primavera e appunto l'estate ci rovinano tutto. In autunno ci hanno pure distrutto, abbiamo fatto un piccolo impiantamento di castagni, e specialmente il maschio con le sue corna stupende si appoggiano a questi castagnetti piccoli, a questi piantamenti piccoli, si strofinano contro, tolgono la corteccia e le piante seccano, e così, diciamo, la grossa spesa, comunque, perché è una spesa fare un impiantamento così, viene praticamente annullata.
produzione zero, perché vedi proprio che il castagno viene a morire, se ne salva una pianta su 200, pur avendo messo attorno una rete metallica. Allora, un conto è recintare l'orto, che la spesa comunque alta, e se però si viene a recintare un campo, allora queste spese sono troppo elevate e uno non ha più da fare niente, cioè si deve arrendere, vincono i caprioni, ecco. Ora la sanità, che ci porta a parlare della storia di Graziella, 49 anni, residente a Frabosa Sottana, in dialisi da oltre 10 anni e la prima paziente dell'ASL Cuneo 1 in emodialisi domiciliare. Un passo avanti permesso grazie a un vero e proprio addestramento di 7 settimane presso il centro dialisi dell'ASL, condotto da un team di esperti composto da un medico e 2 infermieri. La donna risparmierà i trasferimenti da e per il centro dialisi stimabili in circa 10.500 km all'anno, spiega Marco Formica, direttore della struttura di nefrologia e dialisi dell'ASL Cuneo 1. Dopo la deospedalizzazione del trattamento, la paziente rientrerà in un programma di controlli clinici e laboristici mensili. Ora Bra è stata visitata da oltre 7.000 persone la 18ª mostra dell'artigianato, organizzata dalla sezione locale di Confartigianato nel Movicento di Piazza Caduti di Nasseria. Obiettivo: promuovere e valorizzare le eccellenze di un settore che pur nelle difficoltà continua a crescere. Anche quest'anno Confartigianato Cuneo, insieme alla sua zona di Bra e con la collaborazione di Comune Ufficio Turistico e sostegno della Cassa di Risparmio di Bra, ha salutato l'arrivo della Pasqua con una delle manifestazioni più caratteristiche dedicate al comparto, la mostra dell'artigianato di produzione e di vendita, giunta alla sua 18ª edizione. Inaugurato sabato 31 marzo, appuntamento allestito al Movicentro di Bra ha visto una numerosa presenza di visitatori, tante le imprese artigiane presenti a promuovere i loro prodotti di eccellenza e molte le attività collaterali con il compito di incuriosire e rallegrare i visitatori. Dai laboratori di Visual Food alla mostra che ripercorre le tappe evolutive dell'artigianato a cura dell'associazione Ingenium di Busca, fino alle splendide sculture di cioccolato realizzate dall'associazione Amici del Cioccolato. Inoltre hanno testimoniato con la loro partecipazione il valore del lavoro manuale e l'importante ruolo della formazione gli istituti scolastici CNOSFAP e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ernesto Guala di Bra. È una delle prime fiere dell'anno, una fiera che raggiunge la maggiore età, una fiera che con impegno la zona di Bra porta avanti da tantissimi anni, una fiera che vede molte aziende presenti che credono in questo modo di proporre il valore artigiano, quindi il valore delle nostre imprese, in una fiera, quella primaverile, che da tanti anni si mette a disposizione dei braidesi e non solo. In questa occasione poi si fanno anche un po' i punti di quelli che saranno l'annata importante che ci vede davanti, la possibilità di condividere con chi al governo dovrà trovare il modo di portare a casa delle soluzioni per le piccole imprese, per le imprese che sul sistema Cuneo vogliono continuare a crescere con un'organizzazione come Confartigianato che vuole essere al loro fianco e anche con manifestazioni come queste vuole difendere il nostro valore, il valore delle imprese artigiane. La prima edizione l'ho fatta da assessore alle manifestazioni, quindi il ricordo di tanti anni passati con le varie amministrazioni che si sono succedute, che hanno insieme alla Confartigianato, lavorando di intesa caparbiamente, ampliato, mantenuto, sviluppato questa manifestazione, che di fatto apre le manifestazioni della Pasqua braidese con l'aspetto appunto dell'artigianato e quindi questo aspetto rivolto al gioco, a domani un momento più religioso, più dedicato alla processione, alla parte appunto religiosa, e venerdì la fiera di Pasquetta con tutta una parte invece di mondo agricolo e quindi un elemento molto importante di tradizione. Direi che sono tanti i diversi aspetti di attività produttive del nostro territorio sul quale abbiamo molta attenzione e per i quali siamo molto orgogliosi di poterli mettere in vetrina.
Ed ora parliamo di videosorveglianza urbana integrata. UNCEM informa che scade il 30 giugno il termine per la presentazione delle domande di finanziamento al Ministero dell'Interno per i comuni che vogliono installare un nuovo impianto di videosorveglianza contro la criminalità diffusa e predatoria. Per accedere al beneficio, le amministrazioni devono presentare un progetto dettagliato alla prefettura sulle finalità dell'impianto e sull'eventuale uso condiviso tra polizia locale, carabinieri e questura. A disposizione ci sono 37 milioni di euro disponibili nel triennio 2017-2019. Avranno maggiori possibilità di essere ammessi al finanziamento i comuni più piccoli e con maggiore pericolosità sociale, ma anche quelli che avranno presentato progetti meglio strutturati e parzialmente finanziati con fondi propri degli enti stessi interessati. Rimaniamo in tema di videosorveglianza perché c'è un comune nel Saluzzese che sta implementando proprio in questi giorni la propria dotazione. Si tratta di Costigliole Saluzzo, dove i lavori sono partiti. L'installazione è di 5 telecamere che vanno ad aggiungersi a 2 già esistenti. Partiti i lavori per il completamento della videosorveglianza a Costigliole Saluzzo, videosorveglianza che era già stata attivata nei mesi scorsi in via Busca e via Villa Falletto. La ditta Techno World Group di Madonna dell'Olmo di Cuneo installerà 5 nuove telecamere, un'operazione da 46.360 euro. Le telecamere saranno installate una ciascuna in via Saluzzo, via Piasco e frazione Ceretto, 2 dal municipio all'inizio della zona 30. Ogni telecamera opererà con fibra ottica, banda larga e ponti radio di collegamento al sistema di controllo e centro di raccolta. Alle immagini potranno accedere forze dell'ordine e organi di controllo. Tra le caratteristiche, il sistema di lettura targa, utile per verificare regolarità assicurativa e revisione, e il sistema illuminatore LED che garantisce video H24. I lavori comprendono l'installazione di tubazioni e scavi, oltre a tutto quanto necessario per la configurazione e l'ottemperanza alle norme di legge. La realizzazione del sistema di videosorveglianza sarà effettuata anche da altri comuni confinanti con Costigliole al fine di adottare il protocollo d'intesa territorio sicuro. Tra i comuni Busca, Piasco, Venasca, Rossana, Verzuolo, Manta, Tarantasca, Vignolo, Cervasca, Dronero e Bernezzo. Restiamo nel Saluzzese. Il Consiglio Comunale di Castellar, riunitosi nella giornata di ieri, ha dato il primo nulla osta all'ipotizzata fusione con il comune di Saluzzo. Il borgo della Valle Bronda ha infatti votato all'unanimità i 2 punti all'ordine del giorno che permetterebbero lo svolgimento di un referendum sul tema senza il quorum. La consultazione popolare è infatti una condizione indispensabile per procedere con il percorso di fusione. Nei prossimi giorni si esprimerà sulla possibile unione anche il Consiglio Comunale di Saluzzo, che ha chiesto chiarimenti in merito alla regione. Sempre ancora nel Saluzzese, ci spostiamo però a Lagnasco perché nel prossimo fine settimana, da venerdì esattamente 6 a domenica 8 aprile, torna Frutti in Fiore, kermesse dedicata al mondo della frutticoltura con convegni tematici, spettacoli e aree espositive. Novità di questa 16ª edizione, Melagorà, l'area in piazza Umberto I dedicata alla celebrazione della mela. La frutticoltura cuneese torna a mettersi in vetrina. Dal 6 all'8 aprile ritorna infatti a Lagnasco Frutti in Fiore, la manifestazione dedicata al mondo della frutta e alle ricchezze alimentari e culturali del territorio, che ogni anno attira oltre 40.000 visitatori da tutto il Piemonte. Giunta la sua 16ª edizione, la kermesse propone come novità assoluta 2018 Melagorà, un'area in piazza Umberto I dedicata alla celebrazione della mela, con un percorso espositivo in cui ammirare, tra le altre cose, le molteplici varietà del frutto. Venerdì 6 aprile alle 17 presso lo STAUL, Salone delle Tecnologie Applicate all'Orto Frutticoltura, inaugurazione ufficiale della manifestazione, con taglio del nastro e consegna del premio Frutti in Fiore, che in questa 16ª edizione sarà assegnato al giornalista Michelangelo Pellegrino. Unitamente al premio Frutti in Fiore verrà consegnato un riconoscimento particolare a tutti gli 80enni lagnascesi impegnati in agricoltura. Confermati anche quest'anno la mostra mercato, dove i protagonisti del settore, i consumatori, potranno scoprire le novità tecnologiche, di incontrare le aziende produttrici, e Frutti in Piazza, area dedicata agli appuntamenti per il grande pubblico con spettacoli musicali e show cooking. Torna anche stavolta Frutti in Tavola, al percorso gastronomico di degustazione che lo scorso anno ha visto più di 13.000 piatti venduti in 2 giorni. A completare la girandola di eventi, le attività collaterali con convegni tematici, bancarelle, fuochi d'artificio nella serata di sabato, e poi la 11ª edizione della camminata tra i frutteti in fiore, in programma per domenica mattina. Ancora una
una volta. Insomma, l'Agnasco si confermerà palcoscenico, come recita lo slogan della frutta sana, buona in fiore. L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile sul sito internet www.fruttinfiore.it. In chiusura una notizia di cultura da Boves, l'associazione Gli Artisti del Giorno in collaborazione con Comune Assessorato alla Cultura propongono all'Auditorium Borelli sabato 7 aprile alle 21 un nuovo spettacolo teatrale con la commedia Piumsen Caffè, prendiamoci un caffè, della compagnia La Crica del Borgat di Mondovì. La famiglia Cancella, ospitale numerosa, legata a sani principi di vita, accoglie gli spettatori nella sua casa in cui in poco tempo si accanisce la sfortuna. Vicende, equivoci, drammi faranno conoscere personaggi singolari interpretati con il solito immancabile umorismo. E per il momento dalla redazione di Telegranda è tutto, noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo l'appuntamento con Granda Mattina domani mattina dalle 6.30 alle 8.30. Buon proseguimento.